ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvato». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo che ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e disse per tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e la gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò a camminare, aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il re Davide si era venuto a trovare in una grande difficoltà e tribolazione, perché il suo figlio Assalonne gli si era ribellato e aveva formato addirittura un esercito per detronizzare e magari uccidere suo padre e quindi appropriarsi del regno. Ma questo non era il piano di Dio. Ed ecco che quando si scatena la battaglia più feroce, Assalonne purtroppo rimase ucciso. Un soldato portò la notizia a Davide, però Davide, come lo vide venire, pensò che le cose fossero andate diversamente. Ha chiesto come vanno le cose in battaglia, come sta il mio figlio Assalonne. E quello che invece portava la notizia dell'uccisione di Assalonne incominciò un preambolo: o re, che tutti i tuoi nemici, quelli che ti vogliono male, facciano la stessa fine. Davide ha capito subito, è rientrato, è scoppiato a piangere e ripeteva: Assalonne figlio mio, Assalonne figlio mio. La notizia che quello portava non poteva dare gioia al padre, che adesso sa del figlio ucciso. Così mi pare di sentire la voce di Dio Padre sul Calvario: Gesù figlio mio, Gesù figlio mio, Gesù figlio mio. E questo il lamento di Dio Creatore e Signore, giusto, onnipotente, che è vero, egli ha progettato il sacrificio del figlio, però questo sacrificio per il padre è comunque, come diremmo noi, un'apparente sconfitta, ma intanto il sacrificio di Cristo è compiuto. Noi siamo salvi per quel sacrificio. Ma il Padre Celeste deve piangere il suo figlio. Poi ci riprende tutti in forza della morte del figlio nella sua casa. Il Vangelo. Gesù viene chiamato dal capo della sinagoga, Giairo. È chiaro che quest'uomo si è trovato in una situazione veramente difficile, perché voi sapete che nella sinagoga tutti, i farisei, gli anziani, i scribi, ce l'avevano a morte con Gesù. Ma Gesù continuava a predicare e a fare miracoli, quindi a guarire. Una volta che si è trovato nella condizione di necessità di ricorrere a Gesù perché la figlia era grave, Gesù ha detto: va bene, andiamo. Lungo la strada un fatto strano: c'è una donna che da anni sta spendendo tutti i soldi per guarire senza ricavarne nessun vantaggio. Allora, avendo saputo dei miracoli di Gesù, si mette in cammino. Io lo devo raggiungere, lo devo toccare. Se io lo toccherò, io sarò guarita. E infatti, quando lo tocca, lei guarisce. In mezzo a questa folla che faressa intorno a Gesù, Gesù si volta e domanda: chi mi ha toccato? I suoi discepoli, che non potevano capire il senso di queste parole, quasi lo rimproverano. Ti stanno schiacciando e domandi chi ti ha toccato. Ma la domanda di Gesù non si riferiva a un contatto della mano, un contatto fisico, si riferiva ad un'altra sfera, quella della grazia, del miracolo, della fede. E infatti la donna capisce subito e si accosta a Gesù per giustificarsi, per dire: sono stata io.
E Gesù invece dice: la tua fede ti ha salvato. Cioè, non il fatto che mi hai toccato con la mano, con le dita, ma perché tu mi hai toccato con la tua fede in me e con la tua preghiera a me. Queste sono le mani che mi hanno toccato e io ti ho guarita. Vai in pace. In quel momento arrivano messaggeri dalla casa del capo della sinagoga: tua figlia è morta, non incomodare oltre il maestro, è morto, che può fare più? Gesù non può fare niente, Dio non può fare niente di fronte alla morte? Ecco, un altro passo nella fede. Gesù dice: continua ad aver fede. Andiamo. Arriva lì in casa, dà uno sguardo a tutta quella gente che sta facendo chiasso, lamenti, grandi pianti. Dice: la fanciulla dorme, non è morta. Quelli lo prendono in giro, hanno visto che è morto. Gesù entra, prende, fanciulla, te lo dico io, alzati, e la riconsegna viva a suo padre, a sua madre. Erano presenti Giacomo, Giovanni, Pietro, i soliti tre discepoli più intimi di Gesù. Dorme, dice Gesù. Sì, la morte fisica non è la morte da aver assolutamente, come dire, la paura, quella che è la disgrazia peggiore. È un'agonia, è un soffrire, ma non è la morte eterna. Quella deve far paura allora. E infatti dorme e viene risvegliata da Gesù. Tutti noi saremo risvegliati dal sonno della morte e saremo chiamati a vivere in eterno insieme al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, insieme alla Madonna, ai Santi, agli Angeli. Quella è la nostra famiglia futura. Dorme. Allora, più fede per ottenere il miracolo, più fede nel miracolo della risurrezione. San Giuseppe da Leonessa, cappuccino, missionario in Turchia, lì trova una situazione per i cristiani disastrosa, molti perseguitati, incarcerati, anche colpiti a morte in tutti i modi, insomma venivano battuti, privati di cibo, umiliati anche in pubblico. Lui si è dato tanto da fare, ne ha liberati molti. Però alla fine è stato incarcerato, incolpato e quindi messo in carcere. L'hanno sottoposto alla prova del gancio. Hanno acceso un fuoco con la paglia umida, quindi non la fiamma ma il fumo, doveva asfissiarlo e lui con la mano trapassata da un gancio di ferro, poi il piede del lato opposto trapassato dal gancio di ferro e appeso lì fino alla morte. Un angelo lo libera e lo riporta in patria e lì continua a predicare digiuni, quaresime e quaresime, l'una dietro l'altra. E poi c'era tanta corruzione nelle comunità cristiane e lui dove arrivava trasformava la gente. C'era anche la brutta abitudine di scontrarsi sanguinosamente tra vari paesi, varie famiglie, varie persone, e lui quando arrivava gridava, alzava il crocifisso. E più volte è capitato che quella gente che aveva tutte le armi in mano se le vedeva cadere, queste armi cadevano per terra come lui alzava il crocifisso. È morto veramente da santo, 1612, non vecchio ma ricco di santità. Santina Campana, la cogliamo anche lei nel momento difficile dell'incontro con Dio. Si affannavano i medici, gli infermieri,
i parenti intorno, ognuno aveva qualche cosa da dire, soprattutto quelli più vicini suggerivano le preghiere. Lei, come poteva, con un filo di voce accompagnava queste preghiere, le ripeteva. A un certo punto la sora avvicina il crocifisso e dice: guarda, guarda Gesù. Lei adagio ha detto: che ci debba fare più con questo, in dialetto, cioè, quello non mi serve più, io Gesù vivo. Cioè stava vedendo già Gesù che veniva incontro per abbracciarla e portarsela in paradiso. E ha detto: quello la lascia a voi, proprio questa espressione, ma in dialetto è più buffa ancora. Cioè, quel crocifisso di legno, quello lascio a voi, io vado con Gesù vivo, col mio sposo. Che bello, questo è il cammino dei santi ed è anche la vigilia dell'incontro col Signore, perché anche un minuto prima che noi chiudiamo gli occhi è ancora vigilia per noi. Impariamo a pregare, ad avere fede e anche ad amare.